un esempio di come cioè io riuscivo a usare qualunque tipo di linea, di traccia, mi costruivo la base ritmica con tutti gli strumenti di percussione, tutti gli strumenti, il basso, e poi ci suonavo su. Non crede, professore, con questo saggio di combattere contro un muro di gomma o novello Don Chisciotte contro i mulini a vento? Lo credo e contemporaneamente ho fiducia nell'uomo. È vero che in questo momento l'uomo è bombardato da messaggi di ogni genere, giornali, radio, televisione, riviste, cinema, e per cui viene frastornato al punto che non riesca più ad orientarsi, non riesce più ad orientarsi. Però, se non ci fossero stati dei Don Chisciotte nella storia, probabilmente non ci sarebbe stato mai alcun progresso. La strada che porta all'evoluzione dell'uomo è sicuramente costellata di individui che hanno sognato di là da ogni possibile sogno plausibile. L'uomo che cerca di comprendere il mistero che lo circonda arriva a spiegazioni mitiche. I miti moderni sono il frutto di una logica di mercato spietata e non hanno alcun valore. Esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare accanto a me, accanto a me. Sapore di sale, sapore di mare. Diverso da qui, il mondo è nei giorni che passano pigri, lasciano in bocca il gusto del sale, esci dall'acqua e ti lasci cadere e rimango da solo. La sabbia nel Insomma, ce ne vuole per farti mollare? Sei sempre così controllato tu. No, ma non mi risponde, se no mi molle come se mi mollo, mannaggia. Mi fa già male. Io ho detto che non posso suonare. Oh, ma Insiste. suo marito è sempre così controllato, signora. Lo smolli un poco? In che senso è controllata? È se non mi mollo, dice che non mi lascia è sempre andare. molto, si lascia andare poco? È sempre. Quanto zucchero? Ci va. Un po' come Nat King Cole, Sì, o come Louis Armstrong, bello, canti. non so cos'hai trovato in lui di tanto bello che io non ho.
che cacchio di accordo è questo qua? Non mi ricordo. Ha due occhi, tu cos'è? Ha due occhi, due labbra, due mani, come me. No, no, proprio non me lo ricordo. Questa è vuota. Lì ospitiamo ancora quelli che sono stati i badanti, cioè la badante dei miei suoceri, che poi così ha chiesto se poteva rimanere, paga l'affitto al proprietario che è mio cognato ed è lì. E a noi fa anche piacere perché abbiamo un vicinato che conosciamo, eccetera. Facevo lezioni private 35-36 ore a settimana, avevo 27 alunni. Facevo lezioni anche a scuola, io in pratica facevo le 5 ore la mattina e 6 ore il pomeriggio, da pazzi. C'era una bellissima ragazza sarda, era lì seduta a tavolino e noi stavamo aspettando, il giorno dopo avremmo dovuto fare le prove e quindi lei mi diceva: ma ti piace? Mi pare che ci fosse una cantante. Sì, dico io, ma certamente non è come te. ma esagerato. In quel momento entra mia moglie, 17 anni, aveva allora capelli lunghi, occhi grandi, azzurri. Io rimango lì colpito perché era proprio il mio ideale e lì si compì il mio destino. Una delle rivelazioni più importanti, era un lacaniano il mio analista, fu questa. A un certo punto gli dissi che avevo sognato di essere in mare, di essere in pericolo e di aver lanciato un SOS. Allora lui, come d'abitudine, mi sottolineò: S-O-S, come a dirmi che significa questo per te. E io gli dissi: sì, S come l'infinito presente del verbo essere, S come il terzo, il pronome di terza persona plurale femminile. Straordinario, fece un balzo sulla sedia. Questa è una sintesi straordinaria. Cosa doveva significare? Quindi S-O-S. S-O-S. Cioè, fino a che tu non avrai risolto il tuo conflitto con la figura femminile, non potrai esistere, essere. Interessante, vero? Amato, si sente amato? Io sono l'unico che possa veramente dire senza presunzione sono amato, perché mi chiamo Amato. Ma ti posso dire che non ho mai patito la solitudine, mai, mai, mai. Se non, forse un po' così, come il poeta che dice: ognuno sta solo sul cuore della terra. Però è chiaro, c'è una fondamentale incomunicabilità. Io non l'ho avvertita in maniera pesante perché mi sono sempre ritrovato in compagnia di me stesso e mi sono fatto compagnia in mille modi. Non ho forse un amico, forse relazioni, sempre tantissime quando capita, è sempre con successo, se vuoi, perché sono espansivo, perché so essere divertente. Sai, te mi fai venire in mente che siccome io facevo il chierichetto, servivo 2-3 messe al giorno, frequentavo la chiesa, le mie compagne di scuola mi chiamavano prete Anacleto. Va bene, però no, non ho avuto mai questa inclinazione. Solo quando avevo 3 anni dicevo che avrei fatto il papa. Ma insomma, questo era... Vabbè. Era una questione, insomma, un po' di potere, insomma, di... Sì, sì, sì. Evidentemente l'aspirazione a prevalere c'era. Di qui i tre personaggi del dramma sacro. E in questa pace, in questo silenzio, prima che puntini puntini, io ho potuto meditare meglio, scrivere meglio, pensare meglio, sì, sicuramente. Le paure dell'uomo amato sono fondamentalmente delle paure esistenziali, delle incomprensioni di tipo esistenziale. Non riesco ancora a capire veramente bene quale sia lo scopo, quale sia il senso dell'essere qui. Fino a un certo punto ho ritenuto tutto
straordinariamente meraviglioso. Questo è un momento invece di inquietudine, situazione politica, economica, situazione morale, situazione culturale. C'è una crisi in atto che è generale e che mi ha colpito al punto che se prima io guardavo il mare come una distesa infinita che mi dava emozioni, adesso lo vedo come foriero di tsunami. Guardavo i monti, mi davano un senso di slancio, di prossimità al cielo. Adesso li vedo in frana. Io mi sento bene quando sono con me stesso, quando dentro di me riconosco quello che mi piace, quello per cui mi è piaciuto e mi piace ancora vivere, ed è quella la rabbia. Sentire che si accorciano vedere proprio le prospettive accorciate. Quando hai 20 anni, gli 80 sono lontanissimi. Quando ne hai 70, gli 80 sono lì. E 80 è la vita media. Quindi non hai più nemmeno tanto tempo. E dopo? Il dubbio. Il dubbio è quello che mi aiuta, perché se non avessi il dubbio che poi significa forse sì o forse no. Alla figura femminile, la figura femminile che io ho visto, mi rendo conto del limite, ci siamo messi nei guai, perché qua siamo tra le zone, siamo visto sempre ambiguamente, quasi in maniera pascaliana, no? Angelo e demonio. Allora l'angelo è la donna che tu... Non ambiguamente, puoi... ambivalente allora. Ma è ambigua, se tu... è sicuramente ambivalente, ma è anche ambigua la cosa. Perché nel momento in cui tu la vedi, angelo o demonio, non puoi mai scindere le due cose. Sicuramente c'è sempre quell'ambiguità di rapporto con la figura femminile. Perché contemporaneamente poi le due valenze vengono ad accavallarsi, a sovrapporsi. Dovrebbero essere separate e allora ci sarebbe questa ambivalenza. Da una parte l'angelo, e allora è la donna che tu puoi amare, che puoi sposare, eccetera. Dall'altra parte il demonio, e allora è la donna che tu puoi, tra virgolette, eventualmente, no? Usare. Però le donne che mi stanno ascoltando si meraviglieranno, ma l'istinto della natura umana ha di queste componenti. E quindi io sto semplicemente dicendo quello che avverto qualche volta dentro di me.